Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di A Tu per Tu. Questa sera non c'è Greta che ha avuto un piccolo problema di salute, quindi siamo qui con Chiara. E quindi grazie ad Andrea Seren di aver accettato l'invito, perché ultimamente spesso i personaggi politici aretini, insomma, dice che non gli piace tanto le domande scomode, ma come si fa a non fare... Ma penso che il mestiere dei giornalisti sia proprio quello di fare le domande scomode, insomma, sì, ritengo, perché insomma, quelle, le domande che piacciono non è il caso. Domande non si può, insomma, se, per essere seri non si possono né concordare le domande né tantomeno cercare sempre di evitare di fare domande che... richiedono una risposta, perché io non parlerei di domande scomode, direi domande che la gente tutti si fanno e che bisogna dare una risposta. Sono assolutamente d'accordo. Chi vuol fare politica, i personaggi pubblici, bisogna che rispondano, perché sennò non si capisce, cioè, chi si promuovono se stessi, se no... Chi vuole svolgere un ruolo pubblico obbligatoriamente deve rispondere a qualsiasi tipo di domanda, mi sembra assolutamente legittimo. Allora io comincerei però subito con una bella domanda ad Andrea Seren per la tua precedente esperienza. Allora, al centro affari e convegni mi risulta, poi se sono informazioni veritiere o no non lo so, però sembra che ci sia un grosso ritardo col pagamento degli stipendi dei dipendenti, sembra che non ci sia una... i famosi anno si parlava di nuovi soci o vecchi soci che avevano ripreso il controllo della gestione, aumenti di capitale, sistemazione del debito, fusioni, non si sente più parlare di nulla, però so che i dipendenti qualche problema ce l'hanno a riscuotere, o sbaglio? Ma allora, io certezza da questo punto di vista non ne ho. Ho anch'io voci di corridoio, quindi spesso e volentieri le voci di corridoio sono anche assolutamente veritiere. È chiaro che due anni e mezzo fa, è iniziato un percorso dove, alla luce anche dell'allora governo Renzi, che c'era un input assolutamente importante nel dare il via alle fusioni tra le varie fiere per presentarsi oggettivamente, ritengo anche in maniera corretta, in maniera... Mi sembra che non abbiano riscosso né la quattordicesima né agosto né settembre. Questo mi dispiace tantissimo e ovviamente lascia trapelare che ci sono problemi di liquidità assolutamente importanti. Ritengo che, appunto, come dicevo precedentemente, era iniziato un percorso che, come avevo a suo tempo annunciato, doveva obbligatoriamente arrivare in fondo all'iter, perché così come sembra succedere non si concretizza e si ferma a metà strada, diventa davvero oggettivamente un abbastanza complicato risolvere la situazione. Quale può essere infatti il futuro dell'Arezzo Fiere Congresse? Insomma, è stato un anno caldo il precedente. Ma allora, guardi, io ritengo che le soluzioni poi non erano tante, cioè o i soci si frugavano in tasca e andavano a come dire, risanare una situazione economica che ha delle radici direi assolutamente vecchie, ma da questo punto di vista non so se c'è, e a quanto pare non c'è, né la disponibilità economica da parte dei soci né la volontà politica nel volerlo fare. L'altra alternativa era di dismettere dei pezzi di Arezzo Fiere che non sono assolutamente utilizzati e che sono al momento vuoti e che erano nati per svolgere un'altra attività e un'altra funzione. La terza possibilità, anche all'epoca spinta dall'allora governo Renzi, che dava incentivi economici anche importanti, era quella della fusione con poli feristici ben più importanti dei nostri. Posso fare un inciso? No? Perché qui è stato nominato Renzi e insomma... Tutte queste fusioni, queste concentrazioni di Renzi le hanno fatto ripensare anche rispetto al rapporto con quell'area, col Renzi, insomma, mi sembra di capire, un tempo c'era un'appartenenza sua, no? Ai cosiddetti renziani. Voglio dire, insomma, l'appartenere ne a, hanno sbagliata qualcuna allora, o no? Io assolutamente direi di sì. L'appartenere a una corrente politica, a un pensiero politico, non significa
Comunque lei ora fa parte del PD, non c'è... Io non sono iscritto al PD, sono ovviamente di centrosinistra, come penso che sia. Ma comunque nemmeno Italia... Non sono iscritto, non sono iscritto Forza Italia, al momento, viva, non so, al momento non sono iscritto a nessun partito. Però ecco, volevo dire, l'appartenere a un pensiero politico, appartenere ad una corrente o essere simpatizzante di, non significa... che obbligatoriamente tutte le scelte devono essere accettate in maniera critica. Voglio dire, secondo me ci sono stati che lei degli errori, particolarmente ci sono stati degli errori, anche le fusioni delle camere di commercio. Cosa sono... viene e cosa lascia? Ma allora, per esempio, per quanto riguarda un tema che mi sta particolarmente a cuore, quello del sistema camerale, è stato fatto un errore incredibile, cioè nel senso... si è passati dalla chiusura, che tutto sommato poteva anche avere un senso, se poi ovviamente si diceva al tempo che cosa in ogni caso avrebbe sostituito il sistema camerale, per tutta una serie di funzioni anche burocratiche, per quella che tra virgolette definisco democrazia buona, che qualcuno in ogni caso avrebbe dovuto svolgere. E l'abbandonare letteralmente i territori a se stessi, secondo me, con le fusioni, sono stati fusi delle camere di commercio che poco hanno a che fare dal punto di vista di caratteristiche economiche tra di loro, anche a partire tra Arezzo e Siena. Insomma, io ho sempre detto e non mi smentisco che non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, ma in ogni caso doveva essere costruito un percorso diverso. Io questo è un tema che conosco, per fortuna purtroppo, abbastanza bene, perché con il mio ruolo di vicepresidente nazionale ho, insieme ad altri ovviamente, tentato di modificare in meglio la legge. Devo dire che ci sono riuscito solo in pochissimi pezzetti, in pochissima parte, perché ovviamente il percorso è andato avanti, anche se Arezzo e Siena sono una delle pochissime camere di commercio in Italia che, nonostante entrambe virtuose, sono andate avanti nel processo di fusione, perché sono camere di commercio in Toscana, per esempio, che hanno stoppato, hanno fatto ricorsi alla Corte Costituzionale, e la stessa regione toscana, ad esempio per quanto concerne Prato e Pistoia, ha stoppato il processo di fusione. Anche secondo me potevamo aspettare qualche mese in più, insomma, quantomeno la sentenza della Corte Costituzionale. Ma chi è che ha spinto? Ma io credo che abbiano... qualche nome, se no ma qui... io i nomi non le faccio, perché credo che non sia corretto. Penso che chi segue normalmente i media, la televisione, legge i giornali, probabilmente un'idea se la possa anche essere fatta. Devo dire che su questa partita qualcuno ha fatto delle anche carriere personali importanti. Non voglio essere frainteso, non riguardano il sistema camerale, e direi che per certi aspetti c'è stata poca attenzione nei confronti del nostro territorio, e io ricordo che anche per quanto concerne l'associazione di categoria, l'interesse primo è quello di tutelare il territorio e gli associati, i loro associati, che ovviamente svolgono l'attività all'interno del territorio della provincia di Arezzo. Senta, ora lei ha introdotto un altro aspetto che vorrei chiederle. Mi sembra che ultimamente le associazioni di categoria aretine, e quindi di questa macro area, no, che si è costituita della Toscana Sud, quindi di nuovo con queste fusioni anche delle varie associazioni di categorie, Arezzo sia sguarnita di rappresentanti. Ma sono pienamente d'accordo su questo, guardi. Ma allora, come mai? Innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Il vero motivo per cui le associazioni di categoria vanno e sono andate incontro alla fusione non sono motivi di natura sindacale, ma sono motivi di natura economica. Cioè le associazioni, se non andavano e se non vanno incontro ad fusioni, quindi ad associazioni più grandi, quindi vanno ad ottimizzare tutta una serie di servizi, ovviamente non riescono a sopravvivere. Questo è stato il vero ed è il vero motore delle fusioni. L'errore dove è stato fatto, a mio modo di vedere, che le fusioni potevano essere fatte per quanto riguarda i servizi, le contabilità, tutti i servizi di diciamo formazione che devono essere fatte alle imprese e agli imprenditori.
Dal punto di vista politico-sindacale, l'autonomia territoriale, a mio modo di vedere, doveva essere in qualche modo e deve essere in qualche modo conservata, perché, ripeto, la ricchezza della Toscana, la ricchezza dell'Italia è basata fondamentalmente, essenzialmente, in quelle che sono le differenze economiche che vanno addirittura nella nostra provincia da territorio, da vallata a vallata, c'è una differenza di economia in maniera direi assolutamente esponenziale. E quando il territorio diventa particolarmente vasto, particolarmente ampio, non per cattiva volontà di chi gestisce, ma per proprio impossibilità di conoscere al meglio possibile i territori, certe istanze territoriali vengono meno. Ma secondo lei non è che Arezzo, la provincia, ha pagato proprio il fatto di essere considerata la provincia più renziana d'Italia, alla fine ha pagato un prezzo carissimo? Allora, Aspetti, prego. Voglio dire, non abbiamo nemmeno una rappresentanza in Parlamento, tanto per essere chiari. Allora, quindi non abbiamo più i corpi intermedi rappresentativi della realtà aretina, perché mi sembra di intuire, di ricordare, tipo l'associazione industriale, che le industrie sono Arezze, ma il presidente di Siena e il direttore di Grosseto. Ok, e dove non ci sono le industrie? Mi sembra che altre associazioni c'è qualcosa di simile, voglio dire, quindi anche la stessa Camera di Commercio, poi alla fine l'espressione, il presidente a Siena e le attività produttive sono a Arezzo. Ok, quindi, ma non crede che può essere questa una spiegazione? Ma allora, io credo che sia una spiegazione, una motivazione assolutamente limitativa, nel senso, è probabile che forse, cioè il fatto che Arezzo sia stata la città più renziana d'Italia possa aver suscitato qualche antipatia da parte di qualcuno, possa essere divenuta terreno di scontro su certe tematiche che sicuramente ci hanno nuociuto profondamente rispetto, ad esempio, Banca Etruria. Insomma, qualche errore, i nostri, insomma, Renzi e Docet da questo punto di vista. I renziani l'ha fatto su Arezzo. Appunto, dico sì, io sono d'accordo, e quindi si ritorna alla prima domanda, alla seconda domanda iniziale. Errori sono stati fatti, ma questa città ha pagato un prezzo e i cittadini di questa provincia hanno pagato un prezzo che assolutamente non meritano e non meritavano. Se noi facciamo un excursus storico, cronologico, di quello che sono stati questi ultimi anni, vediamo che abbiamo perso tanto e tantissimo in tutti i comparti e tutti i settori. Questo onestamente mi preoccupa profondamente. Devo dire che sono state fatte delle battaglie di campanile in passato che hanno portato anche dei frutti importanti e delle ricadute importanti a livello della provincia di Arezzo. Non ho visto, come dire, su certi temi così importanti alzare la mano da parte di qualcuno che aveva anche il dovere di farlo. Senta, allora, ora ci avviamo alla pubblicità, però prima di presentare la pubblicità direi di introdurre la seconda parte. Insomma, Arezzo, ci sono le elezioni amministrative, ci vorrà dire qualcosa, ok? Pubblicità. Siamo tornati con il nostro ospite Andrea Sereni, che evidentemente ha detto che non ha tessera di partito, è di area centro-sinistra, ma comunque ora attualmente è libero da incarichi politici, chissà che non sia interessato alla prossima campagna elettorale aretina. È bella domanda. Innanzitutto ritengo che, al di là di quella che può essere la mia maggiore o minore disponibilità, penso che sia corretto che qualcuno lo dica e non un'autoproposta, tra virgolette. Io almeno sono abituato a muovermi e a comportarmi in questo modo. Devo dire che oggettivamente, per l'esperienza amministrativa pubblica che ho avuto in questi ultimi anni, mi piacerebbe dare un contributo, perché conosco bene il territorio, conosco bene la città, conosco bene l'economia di questo territorio, e quindi
in maniera trasparente direi che forse il non dar un contributo al territorio, a chi lavora all'interno di questa provincia e non soltanto, tutto sommato vedrei quasi una limitazione del percorso che ho fatto, ecco tutto qua, quindi io eventualmente potrei essere anche disponibile, poi capiamo come, capiamo in che modo e vediamo, insomma, però io ritengo che sia, cioè da parte di una persona che intende mettersi a disposizione per rivestire un ruolo di natura pubblica deve solo limitarsi a dare la disponibilità, poi oggettivamente e correttamente devono essere gli altri a decidere come chi, eventualmente. Chi sono gli altri? Le ho detto prima, io sono ovviamente di un mondo di appartenenza al centro-sinistra, quindi... Ma gli amici degli amici oppure ci deve essere un altro criterio? Ma io non credo di avere amici degli amici, ci deve essere un altro criterio, magari più trasparente, più che parte dal basso. Ma secondo me deve esserci un criterio diverso che parte dal basso. Mi sembra che le ultime vicende lo hanno abbondantemente dimostrato, non ho tanti amici poi in definitiva, quindi... credo di aver lavorato, io non so se tutto, anzi certamente tutto quello che ho fatto in questi anni non credo di aver fatto tutto alla perfezione, tutto bene, anzi mi metto sempre assolutamente in discussione. La cosa che sono certo è che ho cercato sempre di farlo al meglio, questo sì, poi ovviamente... Ascolti, allora, considerato che lei comunque... che sia il prossimo, uno dei prossimi candidati, il prossimo candidato, che, insomma, che sia nella competizione, ci vuol dire di questi, comunque lei si pone, diciamo, nel centro-sinistra, quindi all'opposizione dell'attuale giunta, ci può fare un'analisi dell'operato di questa giunta, ora non come un manifesto elettorale della sua prossima campagna elettorale, però insomma ci vuole, secondo lei, da imprenditore, da ex presidente della Camera di Commercio, quindi una persona che conosce bene la nostra città, ci può dare un giudizio di come ha governato la giunta Ghinelli? Io non sono ovviamente soddisfatto, cioè devo riconoscere che sono state fatte anche delle cose, come mi sembra anche naturale, delle cose che vanno bene, ma con lo stesso sindaco e con questa giunta mi sono scontrato su tutta una serie di questioni quando avevo un ruolo istituzionale. Proprio perché ritenevo e ritengo che la priorità di questa città sia quella della crescita economica e la crescita occupazionale, che ovviamente non eravamo d'accordo sulle modalità attraverso la quale raggiungerla. E, ad esempio sulle politiche di Arezzo Fiere ho trovato un comune di Arezzo abbastanza... come dire, sempre a mettere i bastoni tra le ruote invece che aiutare un percorso di una struttura che io ho trovato assolutamente in difficoltà, il Comune di Arezzo quando è arrivato ha trovato assolutamente in difficoltà, però dico il fatto che quando uno arriva in un posto e scarica la responsabilità su quelli che hanno governato precedentemente direi che è assolutamente limitativo, anche perché in ogni circostanza cambiano le questioni, cambiano le cose, cambia il panorama economico all'interno del quale si svolgono i giochi, per cui penso che il ruolo e il fine di un amministratore pubblico è quello di cercare di trovare la soluzione migliore, perché poi ci possono essere e debbono necessariamente esserci delle ricadute positive per quanto riguarda i cittadini che vivono in questo territorio. Questa estate è scoppiato il caso Coingas, ovviamente c'è un'inchiesta, però questo caso quanto penserà sulle prossime amministrative? Ma potrebbe pesare, ovviamente dipende da che cosa... Sono indagato. Allora voglio dire, io sono garantista, certo, per principio, per cui un avviso, sì, però insomma c'è delle intercettazioni, sono uscite, qualcosa si vorrà dire, no? Sì, assolutamente. Siamo in una fase preliminare. Voglio dire, c'è una magistratura che ha credo, ma noi non li chiediamo giudizi giuridici, ma no, di etica politica. Dal punto di vista di etica politica, solamente il sospetto di potrebbe determinare sicuramente una perdita in termini percentuali di voti e di consenso in una società eticamente normale. Non lo so, poi
tutto dipende da cosa emergerà in questi giorni, nei prossimi giorni, per cui stiamo a vedere. Però ripeto, io sono garantista, un avviso di garanzia non significa assolutamente nulla. Ci sono qualche intercettazione telefonica che qualche dubbio, qualche perplessità la onestamente la solleva. Senta, invece sotto un profilo di politiche sociali, di inclusione di questa maggioranza? Ecco, da questo punto di vista credo che questa maggioranza ha cavalcato il momento di populismo e di demagogia che c'è in questo momento in questo paese. Fino a posizioni direi assolutamente eccessive come l'esercito, la proposta della presenza dell'esercito nella zona Saione, che insomma trovo oggettivamente eccessiva. Io mi sarei diversamente concentrato su un'attenzione maggiore nei confronti di quel quartiere, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, il tentativo di aprire attività commerciali all'interno di quella zona e soprattutto, a mio modo di vedere, cioè anche la Casa delle Culture, che poteva essere un mezzo attraverso il quale c'era un minimo di inclusione da parte delle persone che sono già qua, mi sembra che abbia preso un indirizzo assolutamente diverso. Cioè io ritengo che le persone che ormai sono in Italia, che vivono in Italia in maniera diciamo quotidiana e lo vivranno probabilmente anche per i prossimi anni, se non per sempre, è chiaro che bisogna fornirgli gli strumenti per una inclusione sociale più ampia possibile. Questo non è facile, perché non è semplice, però insomma, visto che quella Casa delle Culture era uno strumento, un tentativo di inglobare, di includere e di inclusione sociale, ebbene, a fronte di questo mi si deve dire che cosa poi Senta, si fa in alternativa. In merito a una delle affermazioni fatte dall'assessore Tanti in merito al centro per l'ospitalità notturna dei senza fissa dimora, che disse che praticamente non lo voleva permanente ma solo temporaneo, con pochi posti, per evitare che fosse attrattivo per persone anche fuori provincia, cioè che ne pensa? Ma io cosa penso? Penso che possa esserci tutto sommato anche un fondo. Si può esprimere in questi termini? Cioè... Le sto dicendo, posso anche riuscire a comprendere dal punto di vista puramente logico che possa esserci un fondo di verità. Il problema è se prima viene l'etica, la morale o il rispetto dell'umanità rispetto a tante altre questioni. Quindi credo che sia una risposta assolutamente individuale e io non avrei ovviamente, non sarei andato in questa direzione, tanto per essere chiari, anche se capisco l'assessore Tanti la preoccupazione di dire poi si attira in questo modo tutte le persone che hanno difficoltà economiche le attiriamo all'interno della nostra provincia. Io questo lo capisco, però forse si possono trovare anche soluzioni intermedie. Un percorso invece, un cammino comune, comunque a tratti comune col Movimento 5 Stelle, come lo vede anche per una realtà aretina? Ma a me, io qui nel territorio, nella provincia di Arezzo o nel comune di Arezzo, potrebbe essere una strada fattibile. Sempre per essere sinceri, se guardo verso Roma, quello che è successo non è che poi mi fa impazzire, nel senso il PD e il Movimento 5 Stelle si sono letteralmente massacrati fino a 2 mesi fa dicendo il peggio di quello che si poteva dire l'uno rispetto all'altro, e oggi vanno a braccetto, quindi non mi entusiasma, ecco, fondamentalmente questa cosa. Io ritengo che in ogni caso l'essenza della democrazia è il voto e non dobbiamo mai e poi mai paura di votare. Ecco, la paura che dobbiamo avere è quella di non votare, non poter votare. Allora, ci avviamo verso la conclusione e direi, se ora, senza andare troppo avanti, però la sua idea di Arezzo 2030? Ma
Allora, la mia idea è una città che in questo momento è fortemente in decadenza e ha bisogno di una scossa assolutamente importante, in tutti i settori, in maniera particolare da quello del intanto punto di vista... Intanto, senta, condivide che chi vorrà presentarsi candidato sindaco dovrà veramente avere l'idea di Arezzo del 2030, no? Sì, assolutamente, sono d'accordo. Cioè, questo è uno dei limiti della politica, che guardano sempre quello che succede tanto il per giorno. Essere chiari, secondo lei Arezzo 2015, Arezzo 2020 è cambiato qualcosa? No, non è cambiato nulla, forse è peggiorato. Ecco, quindi ecco, lei che insomma ce la dica che idea ha di Arezzo. Ma allora il possiamo anche fare un po' a schema, allora, quindi no, l'economia, le politiche allora, sociali, la cultura, i giovani, cosa è cambiato in questi ultimi infrastrutture, cinque anni? Allora, le infrastrutture. Allora dicevo, in questi cinque anni abbiamo fondamentalmente perso moltissimo, non necessariamente per responsabilità politiche di questo territorio, ce lo siamo detto fino adesso. Questa è una città, un territorio che a mio modo di vedere va ricostruito completamente da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, e c'è tutta una serie di programmi e progetti che sicuramente non possono essere a breve termine. Cioè l'errore della politica spesso e volentieri è che ricerca il consenso immediato, no? Quindi una in linea a livello nazionale, cioè un investimento per esempio sulle scuole, cioè i giovani anche del nostro territorio, dico, sono stati un po' abbandonati a se stessi, cioè i giovani sono e rappresentano il futuro della nostra nazione e saranno la futura classe dirigente del nostro paese. Non mi sembra che ci sia particolare attenzione, compreso qui a livello locale, per i nostri ragazzi. Ho visto e vedo esperienze in altre città dove c'è una maggiore attenzione nei confronti per esempio degli studenti, cosa che qui mi sembra assolutamente mancare. Dal punto di vista economico, l'attuale giunta parla, l'ho sempre sentita parlare, e anche questo è un altro punto in cui mi sono trovato spesso e volentieri in contrapposizione con questa giunta, è il turismo, che ovviamente deve essere assolutamente implementato. E non lo è stato fino ad oggi? Allora, fino ad oggi lo è stato, devo dire che da questo punto di vista questa giunta si è impegnata, ma c'è un errore a mio modo di vedere di fondo, cioè questa è una città, io sono aretino da sempre, insomma da generazioni, questa è una città che non può e non potrà vivere anche in futuro solo esclusivamente di turismo. Quello che dico, io ho sempre detto, che ci vuole un'attenzione assolutamente particolare al mondo del manifatturiero, un mondo del manifatturiero che sta soffrendo, e non è un caso se questa città, se questa provincia, dalle prime province d'Italia sta cadendo a ruota libera. Tiranno, bisogna chiudere, però prevede un futuro Arezzo come Interland di Firenze o Siena o un ruolo autonomo? Ma io credo purtroppo che sembra che stiamo andando di più verso una direzione di secondo livello, insomma, quindi un Interland di Firenze e forse anche di Siena, almeno gli ultimi eventi da questo punto quindi di vista. Quindi questo è però purtroppo un percorso che, come abbiamo detto, è iniziato nel momento in cui Arezzo non sono d'accordo sul scaricare piene responsabilità a un momento comunque preciso. Se lei fosse sindaco farà di tutto per arrivare a riportare Arezzo ad avere un ruolo la centralità autonomo di, la centralità non, di Arezzo su e certi non l'Interland temi. Di Siena allora, o di Firenze. Allora, ci sono dei temi che bisogna essere trasparenti e oggettivi, ci sono dei temi in cui non abbiamo la priorità, e su questo io credo che sia anche non corretto andare a cercare il primo posto in ogni caso, ma ci sono dei temi dove la comparazione del nostro territorio con quello di Firenze o con quello di Siena non sono neppure da prendere in considerazione. Arezzo riparte da? Ma come sempre tutto secondo me riparte dal lavoro, perché bisogna chiudere, chiudere Chiara, perché siamo arrivati.
Quindi il tempo è scaduto. Grazie, grazie Andrea a voi. Sereni, ci rivedremo grazie sicuramente, quindi perché noi tanto seguiremo la campagna no, elettorale. Ma io non ho detto nulla, quindi, nel senso, dato solo disponibilità. Grazie Chiara, grazie a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Buonasera, buona serata.